Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Mortal Shell. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Nell'ultimo episodio avevamo trovato due involucri, uno perso. Vi ho chiesto qualche info, abbiate pazienza, sto registrando prima di aver postato quel video, quindi non so ancora cosa mi avete detto. Io però al momento ho cercato un pochino di informazioni in giro e non ci sono informazioni al riguardo. Ragazzi, piccolo appunto per quanto riguarda l'involucro che appunto avevamo perso. So che me l'avrete detto nei commenti e questo appunto ve lo metto in uno degli episodi, magari successivi, appunto appena successivi alla perdita del nostro involucro dello sconosciuto, ma è una cosa che ho scoperto molto più avanti, quindi ci saranno diversi episodi in cui dirò il fatto che ce lo siamo persi, non so come recuperarlo, anche se poi l'ho scoperto. Semplicemente tornando in questa zona dove c'erano le tombe con le visioni, questa è una cosa che in realtà non avevo fatto, come detto sicuramente me l'avrete poi consigliato anche voi, però io ancora non lo avevo fatto e avevo registrato tanto di seguito. Qui nelle zone dove avevamo visto le visioni ci ridà tutti questi corpi, perché le visioni che avevamo visto erano quelle per andare a recuperare appunto questi involucri. Quindi abbiamo TL l'accolito, che forse ancora non avrete visto, così come non so, avete visto questo? Boh, non mi ricordo. TL l'accolito no, sicuramente ancora non l'avete visto, arriverà in uno degli altri episodi. Arros il vassallo è quello base, questo qui è quello che stiamo utilizzando e che continuerò in realtà ad utilizzare. E qui c'era l'involucro sconosciuto che appunto ci eravamo persi. Qui lo possiamo andare appunto a recuperare. Abbiate pazienza, io me ne sono accorto solamente successivamente, ma qua non c'ero più venuto onestamente qua dentro. Come detto, abbiate pazienza anche se me l'avete detto voi, ma cerchiamo anche il nome di questo qui, che forse era quello un po' più bilanciato, anche se quello con tanta salute non è mica male, eh. Non è mica male. Poi ci saranno altre cose che vi dirò strada facendo. L'esistenza è una cosa curiosa. Il più triumph in the universe, gifted and squandered. I shan't make the same mistakes as my brother. When the moment comes, I'll exercise restraint. Ok, e qui è Solomon, lo studioso. E vediamo un pochino anche. C'era un nemico con un contrattacco da. Ok. Diamo un'occhiatina anche a questo. Ok, se non è male questo qui, Non è affatto male. Ok. È molto buona come cosa, come build. Anche se poi noi, come detto, abbiamo usato quell'altra. Mo adesso l'abbiamo scoperta questa qui, ma era giusto un appunto che vi ho inserito. Poi torniamo al video. Facciamo una cosa, mettiamo questo qua per capire se possiamo usare. Ok, mi dà un paio di punti visione. Usane un altro. E perché mi servono i punti visione per fare cose. Abbiamo due pure di questi. Che ne dà uno solo, molto bene. Questo pure ne dà uno solo. Magari miglioriamo qualcosa pure di questo qua. Tanto al momento ce l'abbiamo. Abbiamo trovato anche un'altra arma, però al momento non so e non possiamo utilizzarla. Visione affetto. Questa forse è più prepotente. Sì, più 4. Perché andando qui negli oggetti che abbiamo, a parte i consumabili, abbiamo, vabbè, queste visioni. L'equipaggiamento ci dà anche questa qui. Però al momento non possiamo utilizzarla, forse lui non può utilizzarla. E poi abbiamo queste qua, la pietra può essere poi eventualmente riutilizzata. Sta di fatto che andiamo dalla sorella e sblocchiamo, vediamo un po'. Una carica di esecuzione dopo l'uccisione di un nemico. Ogni carica aumenta il danno dell'attacco base. Le cariche vengono perse quando ci si separa da Eredim. Oddio, questo accrescimento delle determinazione dopo l'uccisione di un nemico è ottima. Oh, ottimo. Anche questo non è male. Anche questo non è male. Questi ancora non ce l'abbiamo. Vabbè, poi vediamo. Ok,
10 secondi, insomma. Vabbè, ti dà la possibilità di recuperare l'involucro eventualmente, però. Fatto è che è legato all'involucro quel bonus. Io direi questo. Ogni nemico ucciso ci dà una barra di determinazione che non è male. Deliverance from guilt and shame. There is no need for the agonies of the living when ascension awaits. Ok. E vabbè, ragazzi, andiamo avanti. Che dobbiamo fare? Questo è quanto. Andiamo con il nostro Eredim qua. Di funghetti, non si sa mai. Quest'anno. Ecco. Questo è cattivo? Sì, è cattivo, sì. Jesus. Oddio, però è lento. Sembra lento. Ammazza, però è pure resistente. Sì. Sì, vabbè, dai, abbastanza lento ci se la può fare. Vabbè, fa sempre la stessa cosa quando gli stiamo sotto, quindi. Ah, biondo. Vabbè, pensavo peggio, pensavo peggio. Va bene. E questo è andato. Ora. Io rimango sempre con quella cosa. Dell'involucro però. Che è qua? Attraversa, no, che attraversa? Aspetta, fammi capire. Attraverso per. Sono dei punti di teletrasporto che fanno. Non so, mi ha dato sembra anche un bonus. Oddio, questi mo. Ah, aspetta, non so dove mi abbia teletrasportato però. Se lo riattraverso mi riporti dove stavo prima? Sì. Vabbè, facciamo una cosa, vediamocela prima piano piano, no? Forse li dobbiamo utilizzare perché non c'è. Perché la strada è rotta, diciamo così. Però fino. No, forse neanche là riusciamo ad arrivare. Vabbè, proviamo, signori, proviamo. Non mi sento molto sicuro, eh. Non mi sento per niente né sicuro né convinto di. Del nostro viaggio, però. Oddio, questi sono veloci. Questi ci aprono il culo. Madonna. Ok, veloci, magari un po' più deboli, ma. Ah, fanno sempre questo tipo di attacco, quindi. Attacco punta, attacco punta. Merda. Non l'ho parato. Porca sua. Oh! Questo è il problema. Di questo qua che c'è una stamina de merda. Allora, noi prima stavamo là, eh. Qua possiamo andare a quel braciere centrale che non so cosa sia, ma che fanno lo provi poi. Vediamo se riesco a pararmi. Vieni qua, tu, t'ho visto. Vai di contrattacco eventualmente. Ok.
A posto. Queste sono scale, quindi da qua poi non ci posso risalire. Qui vabbè si sale, però fatemi andare a vedere qua cosa c'è da recuperare. Comunque non è male il gioco, cioè è un po' intricato soprattutto dal punto di vista orientativo. Le mie problematiche si notano. Usa la leva? Prova. Eh no. Cazzo. Usa il fungo. Jesus. La parata non funziona per una sega. Usa altro fungo. Provati a parà. Bravo. No. Good. Gesù. Vabbè, siamo morti, no? Madonna, se sono cattivi. Non riesco a fare niente. Porca puttana. Vabbè, no. Io ci sto a provare, ma non va, eh. Lo dico, niente. E questo è quanto. Allora mi vado a riprendere il mio cadavere, sperando che non risponino un'altra volta a sti cosi. Ok. Vabbè, questo l'abbiamo acceso, quindi non devo fare nient'altro, no? Ok. Acceso o attivato, insomma, qualcosa l'ha fatta. Proviamo ad andare da quest'altro lato e diamo un'occhiatina. Ce n'erano anche degli altri da un'altra parte, ma qua dobbiamo andare un po' a Extintus. Non lo so in realtà, però. No, ecco due. Jesus, però, eh. Bravi, bravi tutti. Ok. Là ci stanno i ballerini, là c'è Gentaglia. Mannaggia la pupazza. E sta zona non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Però mi sa che ce la dobbiamo esplorare tutta per vedere se ci stanno altri bracieri. Boh. Questo personaggio, come detto, per carità, c'ha tanta vita, ma non mi piace il fatto che non abbia una buona quantità di stamina. E zacchete. Bravo, bravissimo. Molto agile e leggiadro. Qua risaliamo dove c'erano pure quelli là, no? Sì. Allora, invece di risalire, proviamo ad andare da quel lato. Allora, si potrebbe anche andare là. Si potrebbe andare in molti luoghi, ma nessuno di questi credo sia sicuro, quindi. Ah no, c'è la balestra. Madonna della... Madonna. No, cos'ho dato? Che è? Ah, il tarricida.
Volevo fare quello, volevo usare il fungo. E dai, Christian. Cazzo. E niente, siamo fottuti. No. Madonna santa. No, è quella là dietro che mi dà preoccupazione. Aspetta un po', va, fammi eliminare. No, che cazzo ti elimini. No, niente. Leva sto cazzo di cosa. Ecco due. Gesù. Sì, vabbè, signori. Facciamo mare. Guarda che puttane di merda. Stanze del cazzo. Non spendo vado qua. Guarda come lanciano i proiettili a go-go. E vanno pure forte sti proiettili. Mettiamoci qua dietro, vai. Eliminiamo prima questo e poi cerchiamo di eliminare quelle. Perché questo è eliminabile. Però sapete qual è il problema? Che andava in combinazione con quelle. Quindi se ti arrivava una sardella da quelle. Ti bloccava e magari non riusciva a sfuggire a lui. Ok. Allora, questo è fatto. Qua c'è qualcosa? No. Allora, dov'è che recuperavamo? Porco due. Niente, comunque sono velocissimi. Ok. Questo pure devo abbassare qua, ma veloce. Ok. Vediamo se riesco a non farmi vedere. Damose, perché qua mo riuscirà sicuramente. I fantasmini là. Ok. Ora. No. Gesù. Ma come? E niente, ho finito pure le cure. Vai a destra a sinistra, vai a destra a sinistra. Morti comunque. Che facciamo, mo? Potrei provare a pararmi, ma secondo voi ci riusciamo? Noi non ci riusciamo a pararci. Però voglio pure capire che ci sta là. Poi qua ce la rifacciamo di corsa, no? Che non ce la rifacciamo. Mannaggia la puttana. Non lo so. Con quanta tensione e quanta pesantezza nelle decisioni. C'è un teletrasporto pure qua, magari che me ne riesco. Eccolo là. Però non so se riesco ad arrivarci e se c'è qualche inculata prima. Vede. Ok, qua riusciamo dal. Bravissimo. Vattene, vattene, vattene. Questo penso che arriva da. Ok. Dove stiamo? No.
Cazzo, sono uscito. Ah, non è qui che volevo uscire. No, nettamente no. Proprio no. Vorrei tornare all'inizio dove stavamo prima. Non so se era il coso delle visioni là. Ma mi sa che non si può fare. Aspetta un po', va. Là dovrei tornare. Vorrei, no, dovrei. No, questo non si arrampica, quindi. Houston, abbiamo un problema. Dovrei farmi il giro. Però da qua ce la faccio ad andare lì? Sì. Ok, no, vabbè, qua si può fare. Perché eravamo in zona desalita. Quindi qua si può fare. Beh, ci stanno quei gradoni che ti fregano. Però qualcosa si può fare. Tipo qua. Ci si può arrivare, ok. A posto. Allora, adesso signori, un attimino perché tornerei dalla signora in amicizia per recuperare un po' di salute. E visioni, visioni, visioni ne abbiamo veramente poche, quindi non possiamo neanche livellare. Certo, recuperare salute è già qualcosa, ma mi sento un po' in difficoltà, un po' tanto in Sit difficoltà. this. Sì, io assaggio, signor, però. Mangia la puttana. Me l'ha risponato quello. E che cazzo è? Qualche altra visione ce l'abbiamo? Sta ceppa ce l'abbiamo. Vabbè, ma che possiamo continuare a fare sta storia qua? Biondo, scusa, eh. Cazzo, come posso sta qua, dai. Vediamo questo dove va. Vabbè, se è solo lui, piano piano, famo così. Troia puttana. I rischi, signori. È la poca stanza. Di lato però, eh. Ok. Ora con quale leggiadria comunque Palmiro. Mannaggia, ma te potevi stare a casa tua. Che te va a fa ste gite. Quello come lo abbasso? Aia, no, queste sono quelle con le fionde. Vai, brava. Facciamo così, va, che non la stiamo utilizzando più sta cosa. No, volevo. Oh, così. Ok. Sì, la pietrificazione è vero, lo so, ragazzi, che è una parte fondamentale del gioco e la stiamo un po' sottovalutando.
Ci avete pure ragione perché so, vi sento una presenza, ma lo so. Allora, aspetta, siamo venuti da qua. Sì, ok, non mi stava a perdere perché qua, vedi, il level design te fa perdere. La pietrificazione me la scordo perché è una cosa così particolare che non siamo abituati a usarla. Che cazzo è questo? Madonna, questo è un ninja. No, questa non si para. Vabbè, però la pietrificazione va bene. E beccate sto baiocchino, va. Questo abbiamo parato bene. Vedi, poi quelli più parabili gli fai le cose de fino. Questo abbiamo devastato proprio. Ma non ho capito quello, quindi come faccio? Oddio, può essere pure che questo non si deve abbassare, ma credo di sì. Pure quest'altro. No? Aia. Che questi te piano pure attraverso i muri, sai. Bravo. Si piano. Ok. Signore, sei incastrata. Mortacci sua. Allora aspetta, che era quello? Non vedo qua. Ok. No, non si capisce se si passa o se ci sta segnalando qualcosa oltre. Ok, ci segnalava questo. Io dove sto? Mo qua? Ah, ok, abbiamo fatto il giro giro. Ok. E qua con la pietrificazione andiamo di lusso. Ora, vabbè, qua ci eravamo già passati e va bene. Questo ce lo ripiamo. E salgo. Oddio. Ah, qua è dove ero spawnato prima. Sì. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sa che devo fare. Scende un altro per farli scendere tutti. Non lo so.
Tieni visione e ci siamo. Credo che questo siano quelli che ho fatto scendere. Credo, quindi ce ne starà un altro da qualche altra parte. No? Forse da quest'altro lato, come vediamo. Stato stronzo io qua, ma di brutto. Sono partito troppo in anticipo. Loccalo. Il simboletto qui con la freccetta in su 10, non so cosa sia, ma credo i nemici che abbiamo ucciso senza morire. Adesso ne segna 11. Vabbè. Quindi vediamo prima di tutto questo dove porta. Non so dove siamo in realtà. Vorrei semplicemente orientarmi per capire dov'è l'altro focolare. Proviamo a salire qua. Siamo un po' più alti. Eccolo là. Io mi sono teletrasportato da dove? Ah cazzo, da qua non si scende, però mi faccio male. Io dovrei farlo da terra sto passaggio. Sicuro che non ce la fa. Vediamo, perché io stavo là prima, ok, quindi mi sono teletrasportato da lì, credo. Quindi altrimenti da terra mi devo fare tutta questa strada. È troppa. È troppa ed è pericolosa. No, vabbè, proviamo a scendere. Allora, o scendo là, ma la vedo male, o provo a scendere qua, la vedo ugualmente male, però. Oh. Dai, non è così alto. Ecco là, figurati. Gesù, Gesù. Inculata qua. Sono tanti, sono troppi. Piate il funghetto intanto che. Cazzo! Ma perché voi pensate che ce la facciamo qua? Ma pensate veramente che ce la facciamo? Gianni. Proviamo ad attirare uno alla volta. Guarda, è lui che mi ha detto vieni, vieni, che te taglia la gola. Lo so, ma solo perché siete in 6.000. Vieni qua, vieni tu. Vai, vai. Che cadi pure, stronzo. Ah no, aspetta, loro qua non possono venire, c'è lo scalino. Vai, vai. No. Vabbè, a Palmi sei un coglione però, te lo posso dire. Sfruttiamo sta cosa. Ok, e due sono andati. Gli altri?
cazzo ho fatto? Non lo so, non lo so. Vabbè, siamo morti, vabbè. Vabbè, qualcuno lo riusciamo ad uccidere? Non voglio abbassare quello prima di... Voglio prima concludere sta cosa. Vai, vai, vieni qua. Vieni qua, biondo. Maledetto. Ok. Con quale cattiveria? Vai, va. Date che qua mo riusciranno i fantasmi e cose. Sono finiti? Ma io credo di sì. Io qua mo come scendo? Eh no. Scusa, non è per sfiducia, ma invece sì. Porco due. Porca troia. Se sei da solo posso defilarmi? Oh, non si sa mai. Ah, aspetta, c'è un altro teletrasporto. Bella lì, bella lì. Vediamo dove ci porta. Fermi tutti, zitti, zitti. Anche perché, a parte che non so se li abbiamo sflashati tutti. Ah, solo per questo? Allora sarà qualcosa di prezioso. Sì, questo era uno di quelli per le migliorie. E vabbè, redamose dietro. E allora. Dove si riesce da qua? Cioè, questo è quello da dove devo uscire? No, qualcuno ce lo siamo levati qua, zitti, sì. Corri. Corri, te fa vedere. Vai, Palmiro. Sei tutti noi. Palmiro, uno di noi. Solo che lui ci piglia le botte. Vabbè, ma questo è un dettaglio. Ah, là c'era qualcosa da recuperare. Vabbè, non fa niente. Non stiamo a guardare troppo il capello. Palmi, ce ne dobbiamo riandare da una parte che in mente ce l'ho dove sta, ma in pratica non so come ci arriviamo. No, forse ci siamo. Dovremmo andare... Vabbè, dove erano tutti quei falò? Braceri più che falò. Porco due. Me lo credo, eh. Io nel dubbio ci provo. Non so se funziona sta cosa. Cazzocchio. Cazzo. Vabbè, ha funzionato comunque. Mostri gran cazzi. Vabbè. Di male in peggio qua, signori. Ma che me sta a seguire pure questo? C'è la puttana. Allora, prima di tutto devi stare molto calmo, che ti fa male alla pressione. Io odio quelle con i cosi là. Porca troia.
Con le balestre. Sono proprio sul cazzo. Cancello oscuro. Gesù. Vedi? La mamma della balestriera viene... zoccola. Affanculo, va. Aspetta un attimo pure qua. No, qua ce la dobbiamo lavorare un po'. La pietrificazione è qua, è dura. Tanto che te inculano. Tanto che te inculano, dura. No! Gesù! Signori, mica ve la prendete se dico che sto odiando questo gioco. Odiando sempre in amicizia, ma comunque odiando. Vabbè, palmi però, c'è la puttana di me. Bravo. No. Ma guarda, certe volte veramente l'utilizzo del personaggio è una merda come poche nella storia, eh. Gesù Cristo. Avanti. Il cazzo che te incula. Vabbè. Io non so. Non si muove più. Cioè, nel senso, mi sei inculato Palmiro. Dov'è, signor? No. Bravo. Bravo, bravissimo. Dobbiamo... Allora, signori, siccome mi sono abbondantemente rotto il cazzo. Sì, tira i freccette e vattene a fanculo, va. Tutti i coglioni. Porco dio. Jesus però, aspettate un attimo, lo so che correre non è una soluzione propriamente adeguata. Ma che c'è sta la signora qua? Salva, salva, signor. Ti è? Don't worry. No, chi si agita? It is not your mind unraveling. Meno male. Signor, sta arriva qualcuno, mi sa. Mamma mia. Even but nothing is a My old kin do not shy away from these troubles. Instead, they worship at the feet of those So. Sì, io bevo. Però, stai fresca a bere qua. No, va bene così. Cioè, va bene così. È una parola pure grossa. Io veramente non so che fare, dove andare. Cioè, stiamo continuando ad andare, ma... non vedo grandi speranze nel... Oh, abbiamo ritrovato sto coso che ce l'aveva fatto vedere all'inizio. Pareva che era una cosa utilizzabilissima, ma poi è scomparso nell'oblio. Così come se andiamo qua scompariamo noi nell'oblio. Ok. Allora, forse qualche visioncina converrebbe utilizzarla per migliorare il nostro soggettone. Per quanto, insomma, prima o poi se ritroviamo qualcun altro. Perché a me questo non mi convince, c'ha troppa poca stamina. Mannaggia la puttana. Però,
Mo questo ci abbiamo. Guarda qua, cazzo. Vabbè, faccio un giro veloce, giusto pure per capire dove stiamo. Perché in realtà poi proverei anche ad andare ad evocare non so cosa lì dove c'era il libro là. Non il primo che abbiamo trovato, ma il secondo, più recente. Ma giusto per curiosità, tanto morti per morti, che fan ce provi. Solo che devo tornare indietro, perché adesso abbiamo salvato la posizione, e volutamente salvata la posizione. E però onestamente, certo dovremmo uccidere questi per fare cose, livellare e tutto, ma non lo so. Eh no, tutti e due insieme no, eh. Madonna, gli imparabili. Cazzo, quanti attacchi fa questo mortale. Vabbè, non ho capito un cazzo. Niente. È successo un macello. Ma non riesco a muovermi. Non mi puoi mettere 18 nemici a... del genere, tra l'altro. Mo arriva pure Bingo Bongo là, dai. Vabbè, questo non si fa più. Mamma mia. Ho messo la una volta pure. Pure a D per far vinta. Bravo, bravissimo. Niente. Sto bloccato? Sì. Bravo, non l'hai preso per un cazzo. Ma va bene. Tu mi hai fatto pro spiritoso, mo te lascio perdere perché insomma non ti voglio fa male, però. Qua secondo me si può saltellare, vi ricordate Arturo il Pozzo? Secondo me questa è... Oddio. Una citation. Mortacci loro, dai. Cazzo. No, io quelle le odio veramente con tutto il cuore. Oh, co 2. No, tu mo vieni qua. Ok, mo. Piano piano, attira prima Zorro qua. Porco due. Dai che ti ha riparato bene. Ok, bravo. No, oh, questa. Ok. Non te ferma. Questa andracca di merda. Ma serio? No, io non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Vabbè, signori, io direi anche basta per oggi, perché ho i nervi a fior di pelle. Quindi prima che qui il pad faccia un volo stratosferico che della serie Fly Simulator, spostate. Ma vaffanculo, signor. Tu la carne e il cazzo che te sei in chiappetta. Dai, signori, ma che rottura di coglioni è questa? Ma non è possibile. Mo per dire, io mi dovrei rifare tutto, ma sto cazzo. Ma vattene a fanculo, non ci provo a fare cose con calma.
Mandate a fanculo tutti quanti sti grancazzi. Toglietevi dai coglioni, togli dal cazzo tu, baldracca di merda. Sto cazzo, non ce lo metto. Che cazzo stiamo a fare? Pure l'equilibrista qua. Vabbè. Tu madre, ce l'hai portata? Buttala sotto sta troia. Buttala sotto. Fanculo. No, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra, ce n'è una. Quante sono? Quante sono? Dove state? Dove? No, io non so neanche dove sto andando. Sto cercando solo di togliermi dal fuoco incrociato. Ma non so dove cazzo io stia andando. Senti, senti. Come si divertono che freccette. Secondo devo mettere freccette. Porco due. Guarda sta troia di merda. Gesù. Siamo morti malissimo. Direi abbastanza. Nel senso, qua ci arriva una sputazza in fronte e siamo deceduti male. Allora prenditi un funghetto e cerchiamo di capire dove cazzo stiamo e dove stiamo andando e perché. Perché? Ma ti sembra normale? Dove cazzo vado qua? No, no, signore, torniamo a casa. Torniamo a casa. Palmiro, piatti una vacanza, che ne so, va in ferie, fa un'altra cosa, adatta all'ippica, ma se può fare, cambia proprio tutto. Fatti da uno strappo dal pilota di Fly Simulator e cambia universo di nuovo, perché questo non è che è andato meglio, eh. Allora, a parte che qua c'era un'altra strada, mi sa, no? No, per un cazzo c'era un'altra strada. Non lo so, ragazzi, io trovo... cioè, la trovo un po' difficoltosa come situazione. Che dite? Della serie. Noi adesso moriamo e perdiamo tutto quello che abbiamo, perché obiettivamente, per forza di cose, secondo voi riusciamo a superare questa zona? No. Dai. No. No, superi no. Quindi non uso l'osso del ritorno, ma avete capito, la mascherina del ritorno, per il semplice fatto che sennò perdiamo le visioni. Però torno dalla signora. Torno dalla signora. Signora, la signora. La signora, la signora. Perché qua poi se moriamo non ci torneremo mai. Cioè non ci riusciremo mai più a tornare. Ma è stata una botta di culo che abbiamo fatto una fuga di quei arco. Siamo morti, siamo morti. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Mo recuperiamo tutto. Sta già pagato. Vaffanculo. Fate a fanculo tutti, tutti, tutti. Siete degli stronzi. Basta. Prossimo anno vado in vacanza altrove. Ma che sta a scherzare? Dai. Signori, io direi di salutarci qui. Yes. Sì, sì, assapora. Molto dico che deve assaporare, signore. Direi di salutarci qui assolutamente. Assolutamente. La salute massima va bene. Gli attacchi infliggono ulteriori. Questo forse è più intrigante. Però non lo so, non me la sento, non me la sento, signori. Ci vediamo alla prossima, direi. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.